È un grande piacere trovarci in una realtà importante nazionale come l'Expo Dental, che rappresenta un po' tutte le aziende che vivono e lottano intorno a questo mondo che è il mondo dell'odontoiatria. Mondo dell'odontoiatria che è in metamorfosi. Il professor Raul D'Alessio ha appena presieduto questo incontro su all'interno di Expo Dental 2022. Professore, lei che è il massimo esperto di attrattività facciale, ci vuole raccontare quanto sta cambiando il suo ruolo ora che il sorriso, il volto sono al centro del vostro lavoro? Ah, buongiorno a tutti. È importante l'evoluzione che abbiamo raggiunto, soprattutto epocale, di quello che è appunto, che ha detto lei, l'estetica del viso e del sorriso, che ormai da molti anni stiamo facendo dei gruppi di ricerca, anche universitari importanti, per portare a un compimento, a un raggiungimento di quello che è l'equilibrio tra la funzione e l'estetica. Perché ormai l'estetica è dominante, anche per gli odontoiatri, anche per l'odontoiatria, l'estetica diventa primeggia rispetto anche a quello che può essere l'aspetto funzionale e quindi di salute del paziente. Il vero obiettivo oggi è raggiungere l'equilibrio, l'armonia tra estetica e funzione, e il fulcro fondamentale è l'estetica del sorriso e del viso attraverso un'organizzazione della salute e della bocca per il resto della vita. Grazie Raul per la tua amicizia. Questo libro ti piacerà, anche se sicuramente non avrà nulla da insegnarti. Con affetto, Gianna Famic. È la dedica per un uomo a cui ho appena detto che non abbiamo nulla da insegnare, perché lui conosce molto bene l'importanza della comunicazione e soprattutto conosce molto bene il vecchissimo concetto dell'abito fa il monaco. È l'uomo, uno degli uomini più eleganti che ci siano e che ha un rapporto comunicativo assolutamente perfetto. Per cui questo libro non gli insegnerà nulla, ma forse gli confermerà che ha fatto tutte le cose fatte bene.